parlassimo di primo posto adesso saremmo poco credibili. E allora, per ripartire dopo settimane di grande difficoltà, innanzitutto bisogna tornare a vincere. Farlo per il Pescara significa ricominciare a macinare punti lontano dall'Adriatico Cornacchia, che se non è diventato un tabù poco ci manca. Ma anche in trasferta le cose non stanno andando decisamente come ci si aspettava. Pontedera, ma stavolta con i Granata e non con l'Aquila a Montevarchi come a metà settembre, è tappa obbligata per un blitz che risolverebbe il morale della truppa di un Gaetano Auteri che sta cercando l'alchimia giusta per un Delfino poco propenso all'equilibrio, davanti e dietro. Il vero problema, specie per una formazione che dietro da inizio torneo le ha sempre prese, si chiama Simone Magnaghi, unico del raggruppamento già in doppia cifra e capocannoniere del girone davanti al trio Sereni, Rolfini, Zamparo. Il 28enne di Lovere sta attraversando probabilmente il momento migliore dal punto di vista realizzativo della sua carriera. 10 gol e 2 assist in 14 incontri sono un bottino sorprendente, anche considerando che due stagioni fa in Abruzzo e in maglia Teramo si era fermato a 8 in un campionato intero. Reti spesso decisive, è vero, ma la costanza nel trovare la porta avversaria era stato il fattore mancante che aveva spinto il Diavolo l'anno successivo a farne a meno. L'esperienza al Sud Tirol non aveva riservato comunque grosse soddisfazioni prima dell'esplosione coi toscani, perché finora sono meno le squadre a cui Magnaghi non ha fatto male. Per il Pescara la sua difesa dunque un crash test di quelli severi, considerando che finora, Olbia a parte, la retroguardia biancazzurra non ha mai terminato con 0 gol subiti. E dunque, quello di domenica pomeriggio sarà uno snodo fondamentale, con Jacobucci che potrebbe fare il suo esordio tra i pali al posto di Sorrentino, con cui è in ballottaggio. Auteri ha lavorato sulla difesa 4 con il 4-3-3 e col 4-2-3-1, ma non è da escludere anche un ritorno della difesa a 3. Queste almeno le ultime indicazioni delle sedute, alle quali non ha partecipato Galano per un problema fisico e che potrebbe tenerlo fuori dalla trasferta di Pontedera, almeno nei titolari, sedendo soltanto in panchina. Oggi si è allenato a parte anche De Marchi, ma dovrebbe essere a disposizione per domenica. Dopo il forfait di ieri, tornati in gruppo anche Ingrosso e Rizzo. A centrocampo però, senza Memusciai squalificato, vanno trovate soluzioni alternative nel caso si giochi a 3 in mezzo, a meno che, come detto, Auteri non voglia tornare al 3-4-3, anche in relazione al fatto che dall'altra parte ci sarà il 3-5-2 del Pontedera. Sul Mannucci, ultimo blitz bianco-azzurro. E adesso, nel momento più complicato dell'anno, il campo pisano può essere di nuovo un valido alleato.